siamo a Tavernelle, è la quarta puntata del filone vintage, perché racconteremo questo rione a partire dagli anni 60-70, ovviamente con due ciceroni invece che sono degli anni 50. Che sono, in questo caso, non potevo dire? Sì, vabbè, non diciamo l'età delle signore. Ivana, ciao. C'è l'audio, e Luciano. Ciao. Quindi adesso facciamo il solito percorso itinerante per questo quartiere, raccontiamo tutte quelle che sono attività commerciali di una volta che sono scomparse, aneddoti, vicissitudini, breve cenno storico di questo quartiere e basta, non rimane altro. Cominciare la sigla! Che tristezza. È uno sporco lavoro, ma qualcuno deve pur farlo. In ebraico, Sefarad vuol dire Spagna. Mi sembri il mago Silvan, tipo. Mi raccomando, non entrate mai qui dentro. Grazie, signor Beppari, arrivederci. Arrivederla. Ha scelto in modo sbagliato. Ma che hai messo l'idea di quello che lui fa, che è un'altra storia, eh? Qui siamo in piazza Ità, siamo in piazza Benvenuto Stracca. E la spedizione che era una zampata ante il culo. È un'idea geniale. Questa aiola sono sepolti 6.500 monete d'oro. Aspetta, dai, Riccardo! La Placidia. La Placidia, come che coglione. No, ma vabbè lo stesso. Se voi la smettete con queste cose, oppure io vi fulmino. Cioè, fate l'iscrizione e non rompete. Ciao, ciao. Salutiamo. Tavernelle fondamentalmente è quella zona là. È quella e persone basta, quindi parlavo di dovie. Sì, però cioè tutta questa zona qua dietro, via Giuberti, non c'entra niente, quindi non c'entra niente. Quindi chi sta di casa qui niente. Niente. E il Verbena è arrivato dopo? Molto dopo. Quindi neanche il Verbena niente? No. No, ok. Tavernelle era una vietta. Vabbè. Finiva lì. Certamente non riuscirò a citare tutti e quindi mi scuso fin d'ora. L'origine del nome Tavernelle sembra derivi da taverne che anticamente erano nella zona. Questo ho letto e questo dico, ma per me è una boiata perché qui non c'era proprio niente, quindi la gente cosa ci veniva a fare? Vabbè, quelle antiche taverne dell'Ottocento, ma chi vuoi che ci passava per le tavernelle? Quindi non si trova altro, non c'è altro sulle tavernelle perché non c'era niente. Con l'edificazione nel 1861 del cimitero arrivarono le prime attività. E c'è la puntata sul cimitero. E c'è la puntata, bellissima, sul cimitero vecchio chiaramente, sì, che è bellissima. Monumentale. Monumentale. E arrivarono le prime attività inerenti appunto al cimitero, quindi la lavorazione dei marmi e la coltivazione e la vendita dei fiori. Ma fu soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando ancora ha cominciato a svilupparsi, che anche Tavernelle ha cominciato a crescere e piano piano è arrivata ad essere da borgo in periferico a rione di Ancona, che adesso ha anche sede di varie facoltà universitarie. Tavernelle iniziava dal Pozzetto e andava diritta fino all'inizio della discesa del Passo Varà. Adesso ci andiamo a vedere dove era il Pozzetto. Adesso ci andiamo al Pozzetto. Tutto adesso? Sì, adesso sto. Vai. Dico sti docenni delle tavernelle che è tutto lì. E la striscia di case, invece, iniziava da Barbarina, che so di sicuro essere stata una delle primissime fioraie da quando è stato costruito il cimitero, e finiva sul Casò, che è quell'edificio grosso dove ci sono gli uffici cimiteriali. Quel palazzone grosso. Due erano le vie traversali, su per la cupa, adesso via Ranieri, e la Babilonia o la cupa là, perché la cupa e la cupa là, che adesso è via Brece Bianche. E la traversa dopo? La traversa dopo. Era tutto lì. Iniziava e doviette che portavano in campagna, aperta campagna. Tavernelle prendeva vita e insomma un tantino di brio durante i giorni dei morti, perché arrivava la gente che veniva a trovare
appunto i propri cari al cimitero, e veniva pure Marsala con la bancarella dei dolciumi e dei croccantini. Adesso andiamo al Pozzetto. Andiamo al Pozzetto. Ascolta, detto questo, ti stai a riprendere? Sì. Allora, questo è il Pozzetto, chiamato così perché una volta c'era un pozzo carino. Dopodiché ci sono stati dei lavori. Hanno fatto la mura qui del contenimento, non so, della se chiesa. Anche prima ci sono stati dei lavori. Mi ricordo che avevano promesso che l'avrebbero ricollocato. De sto pozzetto non si sa più la fine. Hanno fatto sto brovrio e è finita lì. Comunque è rimasto Pozzetto. Questa è la zona del Pozzetto. Poi? Aspetta. Da dove comincia ufficialmente le tavernelle? Da dove comincia il tavernello? Da qui in giù? Le Tarenze. Con la bottega di Scimunetto, ma quella è un'altra storia. È un'altra storia perché è sempre tavernelle, ma. No, è la zona del confine del cuscinetto. Le Tarenze fa da confine, da filtro tra le Grazie e le tavernelle. Le Tarenze in mezzo, sì. Invece alle mie spalle, quel palazzo lì. Questo giallo? No, quello laggiù. Sì. Era abitato ai tempi miei da famiglie che erano assidue frequentatrici della chiesa. Che però la chiesa non c'era ancora. No, c'era quella del cimitero. Il cimitero c'era le Grazie, c'era la chiesa vecchia delle Grazie. Comunque questi erano tutti di Dio. E in un quartiere rosso come era le tavernelle, sto palazzo era chiamato in modo ironico il Vaticano. Il Vaticano, quel palazzetto lì. Quel palazzo lì. Tempo di guardare cantate, ragazzi. Famo un piccolo flash. Ci abbiamo il Ferraro delle tavernelle. Che sta lì, quello lì. Il grande Scintilla. Sono io. Da non confondere con altri. Oh, Scintilla c'è sempre stato, il Fabbro. Questo è dall'83 che sto qui. Prima c'era un altro. Prima c'era Fabbro. Che faceva sempre quando il Fabbro faceva i banchi figurifici, robe diverse. Pasqualini e Fabrizio. Io dicevo a Luciano, caro amico Luciano, che quello sportello l'ho fatto io negli anni 90, penso, quando si erano messi in testa di togliere la vasca perché perdeva l'acqua. Hanno fatto un tubo adesso che va nella fogna, l'acqua perde sempre. Però l'hanno chiuso e ci hanno messo quel cacchio di sportello che non so cos'è. E l'hai fatto te? E l'ho fatto io. È un colore celeste che non mi piace. C'era ancora l'origine, era più carino. E basta, adesso non dico più niente. Arrivederci. Quindi, ragazzi. Salutiamo Scintilla. Grazie ragazzi, mi raccomando, fate una propaganda che se ci rifosse la vasca un'altra volta per far fermare la gente è meglio, perché va. Non è buona per bere, però la gente si rinfrescava, capito? Ciao ragazzi. Adesso partiamo, andiamo su per via Tavernelle e parliamo delle varie botteghe. Quindi il Pozzetto è la zona di partenza. Esatto. Quando ero piccolo venivo dalla scuola alla scuola delle Grazie. Io e mio fratello facevamo le elementari, ci prendevamo per la manina, partivamo da via Ranieri e ce la facevamo a piedi fino a scuola e al ritorno altrettanto. Non passava una macchina naturalmente, non c'era niente, per cui non c'erano pericoli. Quindi dal Pozzetto niente. Tutta sta cosa qua non c'era niente, salendo su. Poco più avanti c'era la bottega della Latarola, portava il latte a domicilio. Quella volta c'erano le bottiglie di vetro, le bottiglie pesava, andava in giro mettendo le bottiglie dentro una carrozzella, quella dei neonati, tipo corazzata Putionchi, sì, sì. Costerò. Di fronte qua c'era la bottega de Strusci e il calzolare. Ah, e adesso Luciano Strusci, le racconto Strusci. L'episodio. Strusci non si nomina mai, i vecchi tavernelari come me non ne nomina mai, disgiunto dal nome Garbonetto. Strusci e Garbonetto era una coppia un po' come Olio e Stalio, come tante coppie comiche, erano sempre imbriaghi. Oh, scusa il dialetto, gente mia, no, ma no, me. Ma è giusto, deve l'anconetano, essere così. L'anconetano che vuole parlare in italiano mi fa tanto ridere, allora io preferisco parlare come Magno. Strusci e Garbonetto erano due bevitori professionisti. Si racconta che una sera, tardi, dopo notte, è usciti dal circolo, la sala, quella che chiamavamo noi la sala, imbriaghi duri come sempre naturalmente, e pioveva come un matto. Si trattava di scegliere dove andare a prendere l'ombrello, a casa di uno dei due. Fatto sta che Strusci stava di casa qui alle Tarenze, perciò qui sotto proprio, mentre Garbonetto era un contadino che stava scavalcate le Brecce Bianche, cioè dove c'è l'università, poi se scendeva dall'altra parte era una casa lì sotto, perciò un bel pezzo di strada. Poi quella volta non c'era illuminazione pubblica, non c'era niente, voglio dire, era molto più facile arrivare a casa di Strusci. No, loro cosa decidono? Andiamo da Garbonetto. E andati su da Garbonetto sotto sto diluvio, imbriaghi duri, hanno preso l'ombrello,
Anche Garbonetto dice, to l'ombrello, dice, ma adesso a me mi sa fatica a mandate via da solo, notte nero cucina, dice, ti accompagno, dai giù casa tua, famo due passi insieme e ti accompagno. E fatto sta che partiti dalle Brecce Bianche, arrivati giù alle Tarenze, arrivati lì, si strusci, dice, dopo l'ombrello è tuo, mi rimane a me, come famo? Dice, dai che ti riaccompagno su. Insomma, fatto sta che dice che la mattina passava i Lattaroli, quella volta si configurava l'alba come l'ora che passava i Lattaroli, e loro ancora facevano avanti dietro fra le Tarenze e Brecce Bianche. Questo è il fattarello del Tavarnello. Tra Tarenze e Tavarnello non c'era niente. Beh, Brecce Bianche pure non c'era niente. Se Garbonetto veniva a bere qui. Sì. Questo è il lato destro, quindi lato, questo è un po' più storico. Questi qua invece lato sinistro, tutta roba nuova. Ok. Quindi il lato destro, questa è la Lattarola. Questa era la Lattarola. Poi più avanti c'è il forno di Orlando, che era famoso per i sfilatini. A proposito di Orlando, qui c'è il figlio, potremmo dare una salutata. Andiamo a salutare il figlio di Orlando? Aspetta, gira. Lui è il figlio di? Lui è il figlio di Orlando, che era il fornaro. Il fornaro delle Tavarnelle. Come no? 159. E mi sa che c'è pure una foto del tuo padre, storica, davanti al forno. Bravo. Lui è stato pure premiato a 15 anni come più giovane panettiere d'Ancona. Esatto. Durante una cena di tutta la cosa vostra, esatto. È stato premiato come più giovane, esatto. C'era 15 anni, già faceva il fornaro sto ragazzo. Ciao Fabio, grazie. Ciao. Più avanti. Aspetta, dove sei? Dove siete? Va, eccomi qua. Qui invece, poco più avanti, c'era la frutta e verdura de Muro. Muro era solo Muro. Questi tutti palazzi vecchi, questa tutta roba 800. Sì. Dimmi. Questa era la bottega del sarto Socionovo, il partigiano Dino, che ha scritto tanti libri e poesie in vernacolo. Questo qui? E qui c'era la sartoria di Dino. Non mi ricordo quale, in una di queste c'era la bottega, la macelleria De Gigi e Nenella. E qui c'era pure la tintoria di Belemmi, no? Il tintore, la lavanderia Belemmi, che salutiamo. Adesso non mi ricordo dove stava. Attraversiamo proprio la strada. Oh, adesso entriamo dentro la gioielleria. Moroni, Barboni, che ovviamente non c'era ancora quella volta. No. Ma cosa c'era al Tavernelle? Non c'era niente, oh. Alle Tavernelle non c'era niente. E ti direi perché entriamo qui dentro? Ecco, perché entriamo qui dentro? Ciao, perché ragazzi. Faccio un saluto velocissimo. Buongiorno. Ecco, vieni qua. Saluti anche a tuo cugino. Ciao a tutti, ciao a tutta Ancona. Ciao. Perché te sei il cugino di Francesco Barboni di Colle Marino, che ha fatto la puntata su Colle Marino Vintage. Invece qui sono Tavernelle. Non si scherza, anche qua non si scherza. Grazie mille. A te, a voi. Ciao bello. Oh, quindi tappa anche in gioielleria. Esatto. Riproseguiamo verso. Verso l'insù. Qui c'era Mario De Gasparetto. Ah, eccolo, aspetta. Mario De Gasparetto. Gaspi. No, lo dovevo dire. Sì, mettiamoci qua dentro però. Apriamo la piazzetta che ci mettiamo a sedere. Vabbè, tanto è una serata. Ci mettiamo a sedere qui nella piazzetta. Sì, c'ho da di tanto. Questa volta fa la piazzetta Largo Saviotti, detto Mortatella. Mortatella ci è venuto dopo alle Tavarnelle, lui non era tavarnellaro, non ci ha mai manco frequentato troppo. Allora dicevamo Largo Saviotti, Mortatella, ma non ce ne frega perché in realtà non era tavarnellaro. Non era rappresentativo per me delle Tavarnelle. Vabbè. Qui dietro c'era la bottega, cioè la casa e la seranda davanti, la famosa bottega di Gasparetto con Edoardo e Benilde prima e Mario a Roma dopo. Da Gasparetto trovavi di tutto, trovavi l'abbigliamento, le cocciole, i lenzuoli, i servizi di posate, qualsiasi roba te serviva, te lo dicevi a Mario e Mario te la trovava. Era un punto di riferimento della zona perché... Ma non solo di Tavernelle, ma sa che parecchia gente si vestiva con sudato. Sì, però. Non lo so, noi eravamo fedelissimi a Mario, quindi io, mamma e mia sorella venivamo sempre qui. Qua invece c'è sta palazzina, che è stata anche sede quella lì della circoscrizione, che sotto c'era il lavatoio. Poi dopo è stato chiuso e c'è stato fatto la prima ludoteca del centro Italia, è venuta qui. Ludoteca La Cicala? La Cicala, esatto, esattamente. Invece di sopra c'era l'asilo pubblico. Vieni, portami a vedere. Sì, questo qua allora, sotto. Aspetta, allora,
Va là, fammi vedere. Allora, questo. Questo, il lavatoio dove era? Il lavatoio era qui sotto. Era aperto. Poi dopo l'hanno chiuso, ci hanno fatto la ludoteca. La ludoteca era sta porta qui? Questa qui, esatto, precisamente. La prima ludoteca del Centro Italia? La prima ludoteca del Centro Italia. Ce l'ha avuta. Eri mia avanti alle tavernelle, oh. Sì, dillo, dillo. Scusa. E invece sopra sede... Sopra c'era l'asilo comunale. Ah no, aspetta, l'asilo. L'asilo? No, lì c'è stata la circoscrizione, ma prima, quando ero fiola io mi pare che ci ho fatto un anno o due, c'era l'asilo comunale. Anche questo uno dei primi asili comunali laici. Perché quella volta c'erano tutti gli asili tenuti dalle sore, c'era le Moniche. La puntata di Grazie Vintage, parlavamo delle Grazie, grazie Tiziano, che salutiamo, era andato dalle sore. Esatto, esattamente, invece noi ci avevamo avuto la lo fortuna. Lo salutiamo Tiziano. Certo, ciao Tiziano. No, grazie. Noi ci avevamo avuto la fortuna di averci la maestra che si chiamava Adriana Tartaglini, e la cuoca che si chiamava Linda. Quando c'era dei lavoretti da fare, cambiare una lampadina, sistemare un zampo d'un tavolino, veniva un signore che si chiamava Lorè. E adesso Luciano vi racconta un episodio. E passiamo di qua, te sei quello degli episodi. E io so quello degli aneddoti. Lorè era un grande, arrivava qui all'asilo, faceva i suoi lavoretti di riparazione, piccole manutenzioni, eccetera. E poi ci radunava tutti quanti noi altri fioletti e ci cantava una canzoncina e batteva sulla braga dei pantaloni con un bastoncino di legno, batteva il tempo e ci cantava e sindaranda sinda, e sindaranda andà. Ecco, mi ricordo questo. Ricordo, non so perché, appunto, ma è una cosa. E lo tramandiamo. Allora, questa che invece era la sede della terza circoscrizione, adesso è diventata la sede operativa dell'Accademia dello Stoccafisso, questa porticina qui dove fanno delle serate evento. Io sono la puntata sullo Stoccafisso, quindi se volete andatevela a rivedere. Largo Enrico Saviotti, detto Mortatella. Oh, quella casetta che stava lì, quella non la sapete? Quella da Giallo del Roscio. Lì c'era una casetta. Solo che lì c'era quella casetta, carinissima, che pareva una casetta delle favole. Era del Altero del Russo. Vabbè, la riportiamo così. Solo questo, so. Tirata giù 40 anni fa, 45 anni fa. Tu perché ti sei fermato qui in mezzo alla strada? Perché qui c'era una roba che te non ti puoi immaginare. Qui, qui in mezzo qui? Dove aspetta, io? Faccio una panoramica per far capire dove siamo. Cosa c'era qui? Qui c'era una pompa di benzina, qui in mezzo una qui. Pompa, una naturalmente a mano, di Duilia, che stava di casa lì. Ah, casa e bottega. C'era sempre le persiane socchiuse, poi se qui la macchina si fermava, dava il completo del tasso, veniva fuori e faceva benzina. E i clienti arrivi quasi tutti noi altri ragazzetti del quartiere che avevi i motorini e venivi a fare miscela. E io mi ricordo che quando c'avevo la lambrettina e parlavamo del 68, costava 125 lire al litro. Beati i tempi lì. Queste qui dietro a me sono le case più vecchie delle tavernelle, dove c'è il circolo appunto e sono proprio le case storiche più vecchie delle tavernelle. Esatto. Ciao Baldini. Esatto. Buongiorno Luciano. Buongiorno. Salutiamo i passanti. Sì. E Medovini? Sì, che nel 1972 mia sorella Patrizia, Cinzia e Anna Rosa è venuta in mente. Che salutiamo. Che salutiamo, certo, certamente. Era il periodo del terremoto e quindi i fioli avevano perso anche un po' di scuola. E quindi gli viene in mente di fare un dopo scuola, chiaramente gratuito, per i ragazzini del quartiere. Quindi, poco convinte, perché insomma st'idea non si sapeva com'era, hanno attaccato degli avvisi nelle vetrine. Insomma, nel giro di due ore c'era 150 fioli iscritti. Sta cosa è durata per vari anni, tant'è vero che sono stata, mi ricordo, coinvolta pure io che non c'avevo voglia, però oppure io ho partecipato a sta faccenda. Qui c'è il circolo operaio Pietro Ranieri, è intitolato a un ragazzo di Tavernelle, anzi abitava su per la cupa, è morto partigiano, morto in Spagna. Il circolo era chiaramente per soli uomini, quindi era esclusivo. E mi ricordo che all'Epifania c'era la befana del circolo, per cui veniva dato ai fioli dei soci, quindi io la prendevo sempre, un regalo. Era una manifestazione carina, insomma. Per i pochi abitanti del quartiere. C'era pure il gioco delle bocce, la famosa gancia. Papà ci ha vinto tanti tornei perché papà era un giocatore di bocce. E la terna storica era mio padre, Enzo Lì, detto anche il professore, perché appunto era bravo, che faceva il gioco di mezzo. Il gioco tutto buono, a tutto buono si giocava. Sì, Enzo Lì era il professore, pensa con altri due.
Vabbè. Allora, poi c'era Ico, che era il marito di Maria Dulderica, padre di Stefano Bianchelli, che salutiamo, ciao Ste, che accostava. E poi c'era Giancarlo Talevi, che invece menava. Detto Giancarlì. Detto Giancarlì. A proposito di Giancarlì. Sì, ovviamente passo di qua, perché c'è l'aneddoto. Giancarlì te lo racconto io. Che ne so. Giancarlì era un personaggio, era una persona simpaticissima, allegra, sempre con la battuta pronta. Inoltre c'aveva anche una bellissima voce, c'aveva una voce melodiosa, ma veramente bella. E sta cosa lui chiaramente se ne faceva giustamente vanto. Una volta è andato a pagare il bollo a Laci, il bollo della macchina. Quella volta, se c'avevi l'autoradio in macchina, lo dovevi dire perché c'era un piccolo sovrapprezzo. Allora, quando questo de Laci gli ha detto: c'ha l'autoradio? E Giancarlì, col suo fare, gli ha risposto: in macchina de Talevi Giancarlo canta solo Talevi Giancarlo. E questo è quanto. Quella persiana lì. Sì. E lì ci abitava la sumentara delle Tavernelle, che era una vecchietta che vendeva le sumente, come le chiamavamo noi, le sementi. Era zona del ritrovo di noi ragazzetti, quando la domenica andavamo a cinema, passavamo da lì a comprare le sumente. C'era sta vecchietta seduta lì dentro questa vetrina, nel rispetto dell'HCCP di quella volta, certo. Pieno rispetto, c'aveva il suo banchettino con un bicchiere che faceva da unità di misura, sti sacchi aperti con dentro su mente, fave secche eccetera eccetera, e te dava un bicchiere, due, quello che volevi. Non c'era manco la scesa. Questa roba qui, non c'era niente, non c'era la bilancia, non c'era niente. Da vecchietta c'aveva la casa che confinava col circolo Ranieri, e quando è morta, pare che non ci avesse avuto nessuno, ha lasciato detto che avrebbe donato la casa, ha voluto donare la casa proprio al circolo operaio, e il circolo l'ha annessa praticamente e ci ha creato una stanza per noi altri che all'epoca giovani. Eravamo giovani e piuttosto turbolenti, chiassosi eccetera eccetera, però essendo tutti soci non ci potevano mandare via, però è chiaro che stonavamo col coso del circolo, posto tranquillo dove si fa la partita a carte eccetera. Allora ci hanno fatto sta stanza per noi e si è levati dalle scatole sti ragazzacci rumorosi, ecco qua. Questo è il nostro conte. Talevi, il conte Talevi. Nonché papà del grande Michele, portierone. Storico della Tavernella, ragazzi. Abbiamo fatto bene a beccarlo oggi. Storico di questo non potevi beccarlo. Aspetta. Delle Tavernelle vecchie, quello che ti viene in mente. No, adesso a me non mi viene in mente. Ecco. No. Per ricordi. Lascia perdere. Allora, dimmi. Cosa devo dire? Quello che ti fai? Quello che ti senti. Allora, Germano quindi è il fratello di Giancarlì, quello che abbiamo nominato prima. Esatto, che era favoloso. Giancarlo non ha portato mai il cappotto, sempre con le maniche corte, sempre, anche d'inverno. E un giorno aveva un po' di raffreddore, siccome lui lavorava all'ospedaletto, è andato lì dal medico, dice: Giancarlo, adesso io ti faccio la ricetta e vai in farmacia, ma cosa ti ha scritto? Dice, ma non mi dai la medicina? Te hai visto cosa c'ha scritto? Che devi mettere il giubbetto, capirai? Era quella la ricetta. No, poi capirai dopo quando è andato in ospedale. Sa. Salutiamo Germano. Il conte. Salutiamo Germano, aspetta. Ciao Germano. Così. Gruppo, non siamo belli, storici. Non siamo belli, nemmeno brutti. Un saluto a tutti. Oh. Porca madosca. Un quadrato bello. A me sta cosa qui delle puntate vintage mi sta sfuggite, ma però vabbè. Siamo messi così adesso. Poi vabbè, il gioco di bocce è stato tolto, quindi si è fatta una grande piattaforma. Sempre dentro al circolo? Sempre dentro al circolo, ci hanno fatto una cucina. Si facevano delle feste, delle cene rionali, e l'organizzatore e il cuoco di tutto era Stefano Lucarini, che purtroppo non c'è più e che io voglio ricordare.
camminiamo, sempre, camminiamo. A proposito delle botteghe vecchie, storiche, qui c'era la bottega di Lamberto De Stacchiotto, poi dopo si è trasferita nel palazzo, ha costruito, però la bottega storica era qui. Un negozio d'alimentare. Un negozio d'alimentare, esatto. Padre di Giovanni De Stacchiotto. Padre di Giovanni De Stacchiotto, ciao Giovanni. Salutiamo pure Giovanni De Stacchiotto. Esatto. E queste sono le ultime case storiche di Tavernello. E qui c'era la cantina di Andò e Scina, detti così perché loro venivano da Pignano, cioè avevano questo dialetto un po' particolare che a noi ci faceva ridere. Che è una delle più storiche che ricordiamo. Che c'era la cantina, quella volta i bar si chiamavano cantina, in effetti era un vino. Le taverne, no? Era detto prima. Era vino e cucina, perché Gina era veramente brava a cucinare. C'aveva una stanzetta giù in fondo con due tavolette che ci faceva mangiare qualche operaio che c'era bisogno di mangiare fuori del casa, c'era la Gina dello stuccafisso, cucinava veramente bene. Qui c'era il ritrovo al giorno dopo pranzo dei tavernellari, perché non c'era altro, e il circolo era chiuso, il circolo apriva più tardi, apriva a metà pomeriggio, e Antonio invece era aperto già dalla mattina, c'aveva il suo locale disponibile. E veramente si diceva Gina la cantina, addirittura, Gina la cantina. Adesso imbocchiamo. Qui c'è una Y, no? Perché tavernella si biforca, e questa giù, è un'altra. Questa è la famosa... Un'altra stradina storica, perché sì. Per esempio questa casa qui dietro a me, questa è vintage. Ma là c'è pure un palazzo con un cartone con la data, dopo te lo faccio vedere. Cioè, me lo fai vedere. Allora, questa era super la cupa. Una volta veniva detta anche via delle padelle unte, perché ci stava di casa i facchini, parecchi facchini. E facchini c'aveva nel soldo. Facchini del porto? Facchini del porto, c'aveva nel soldo, e per cui la padella unta significava che... cucinavano con l'olio sul condimento. Qui c'era la bottega. Andiamo sotto la macchina. Qui c'era la bottega di Laura Latricola, come la chiamava Milona Agosta, che vendeva frutta e verdura. Al civico 6? Sì, invece là con la casetta rossa. Qui tutte colorate, bellissime queste case. Sì, queste tutte del 1880, 1800, giù di lì. Post unitarie. Qua non c'era niente, chiaramente, qui non c'era niente. Qui c'era Vincenzo Materassaro, che era un vecchietto abruzzese che guardava la lana e stava tutto il giorno, pure tutto, non ci stava ancora di notte, con sta affare a sistemare la lana. Allora, via Ranieri, civico 15. Sì, questa era la casa di Delina e Peppa Cionna, che erano due artigiane brevissime. Delina era sarta e Peppa era ricamatrice. E ci avevano le scolare, cioè delle ragazze che venivano a imparare il mestiere, e saluto Fiorellina, che era una delle sue scolari. Delina, non so se in altri quartieri c'era sto sposanza, ma Delina teneva il bossolo, cioè le donne della via, del quartiere, quando c'avevano i dospici che gli avanzava, li portava Delina gli teneva da una parte, e poi dopo un po' di tempo, raccimolato un gruzzoletto, andavano a fare una gita a Villa Romana. Però una volta c'era una fotografia vecchia dove c'è perfino la corriera, quindi due possono essere arrivate. Non so se. Con la corriera. Qui chiaramente si stava con le chiavi sulla porta, com'è, e la sera si tirava fuori le sedie e si stava più al fresco. Andando su per qui, che era una via imbriciata, la cupa, si andava a fare passeggiate alla Fonte delle Moniche. Lassù in cima, a Fonte delle Moniche. E si andava a fare le merende e le passeggiate. Che era proprio aperta campagnissima lassù, cioè non c'era niente. C'era la strada imbrecciata e... Adesso c'è il polo universitario Montedago. Ma una volta se stai in mezzo alla strada, camminavi, le macchine non è che passavano, ma anche qui in via Ranieri, no? Io ho vissuto qui, quindi... Andiamo giù che ti faccio vedere. A proposito delle macchine, si dice che alle tavernelle, quando è passata la prima corriera dei Reni, è cascati giù tutti svenuti, non sapevi cos'era. Non l'hai vista mai. Qui c'era una cannella comunale, e che adesso l'hanno fatta sparire, dove d'estate specialmente le donne mandavano i fioli a prendere acqua fresca. E mi ricordo che una volta mia sorella ci è voluta venire a prendere l'acqua fresca, anche se nonna gli diceva cosa ci vai a fare, avevo il frigorifero. Lei chiaramente non l'è stata a sentire, è venuta via l'acqua con la bottiglia di vetro, quella volta c'era solo quella, la bottiglia gli si è rotta e quindi si è presa pure una ciga. E sta bene. Andando giù qui, questo è il Verbena. Questi palazzi qua giù rosa sono il Verbena. Il villaggio Urbena non c'entra niente con le tavernelle vecchie, perché è venuto intorno agli anni 70. Però, primi anni 70, no?
I primi. Sì, sì, era una fioletta, una fiola, una ragazzina, aspetta. Volevo dire un episodio che mi è capitato a me. Come già detto, a Tavernelle non c'era niente, per cui te le giornate te le dovevi organizzare. Eri in tanti, giocavi a lupo alle pecore, giocavi alla settimana, però... E ancora c'era l'eco dell'Aura Storm, che era la famosa investigatrice Lauretta Masiero, vista la televisione che andava in cerca, insomma, tutte queste case. E quindi un giorno io e la mia fedelissima amica Fabiana, che salutiamo, decidemmo che dovevamo entrare dentro sti palazzi. Allora, questi qui dietro a te, questi quindi? Qui dietro, perché questi qui erano finiti con le serrandine tirate giù. Invece laggiù ancora c'era il cantiere aperto, c'era i palazzi ancora in costruzione, ma questi erano finiti. Quindi, perché parliamo di un isolato gigante, enorme. Quindi questi sono stati i primi, quegli altri ancora, ti dico, c'era le gru, c'era... E vabbè, aspettavamo che va via i muratori e andammo giù. C'era il portone, non c'era, c'era quelle asse di legno fatte a modo di cancello che facevano, certo, i muratori. Certo, inibiva l'ingresso. Esatto, col lucchetto. Ma io secca, Fabiana più secca di me, ci infilammo tra tre sbarre e andammo su. Ci trovavamo all'improvviso in questo palazzo vuoto, deserto e buio. Andammo al primo piano... E chiaramente tiriamo sulle serrandine per vedere e cominciamo a dire: guarda Fabiana, mi ricordo, qui c'è il pavimento giallo, bullo. Andiamo al secondo piano, guarda Fabiana, qui c'è la cucina. Terzo piano, tiriamo sulle serrandine. Quarto piano, tiriamo le serrandine. Stammi lì che facevi le scema. A un certo punto avvertimo una presenza alle spalle. Era il guardiano del cantiere, di cui noi non sapevamo l'esistenza, che era venuto a vedere chi è che cavolo. Sì, perché vedeva sto palazzo che si apriva tutto. E quindi niente, lui non ci ha detto niente, probabilmente non si aspettava nemmeno di trovare fiolette, ma anche perché non ci ha avuto tempo, perché noi avremmo preso le scale come razzi. Quindi non aveva infartato? No, siamo fuggite, io mi ricordo ancora queste scale fatte a rotta di collo e mi ricordo ancora la paura che ci ho avuto a trovarci a quest'uomo all'improvviso. Certo. Aneddoto sul verbena. Sul verbena. Che salutiamo, ma c'è da puntata anni 90, sì. Quindi la trovate su Anconopoli quella. Esatto. De Gaetano, dire che era falegname poco, perché era molto molto bravo, era un artigiano a tutto tondo, era restauratore, lo chiamavano l'uomo tarlo perché riusciva a sconfiggere i tarli nelle situazioni più difficili. Un ebanista, insomma, era un personaggio, la moglie Ginetta, abitavano anche da sopra. Gaetano, qui dentro. Adesso andiamo. Andiamo giù davanti, perché noi quando eravamo i fiori questo era andiamo giù davanti. Come quando andiamo qui finisce. Esatto, come quando andiamo al centro che dicevi che andiamo in città. Invece chi dalla città veniva a Tavernelle e si diceva, cioè Tavernelle è il cimitero. Non è che si diceva che al cimitero vaga a Tavernelle. Qui davanti a noi, con la serranda lunga, c'era la bottega d'alimentari di Albano e Luisa. Poi palazzo, sì. Lì dove c'era la seranda c'era l'alimentare. Invece a fianco, dove adesso c'è la persiana, c'era la storica bottega dei Mignoli e Oreglia. Quindi Mignoli non stava laggiù? No, ci sono trasferiti dopo, quei palazzi lì è dopo. Mignoli era lì. Luciano, vuoi dire qualcosa di Mignoli? Mignoli, che tanti pensano che si chiamava Mignoli perché era piccolo, invece era perché si chiamava Erminio, perciò Erminio, Mignoli. Ma oltre invece il negozio delle sale e tabacchi, lui portava le bombole a domicilio, le bombole del gas, che quella volta non c'era il metano, per cui dentro casa tutti c'era la bombola del gas. Lui c'era un motorino, un motom, che ci ha fatto costruire dietro una creco che ci metteva sopra sta bombola e partiva. Ma per quanto andava piano, puretto, una volta passava lì davanti alla sala, rimetto tutti lì fuori, è cascato, ma per quanto andava piano, perché era una roba finta. A Tavernelle non c'era edicole, per cui il giornalaro veniva la domenica mattina presto, questo motorino, con una Vespa, si fermava in mezzo alla via e cominciava a stridere come un matto le testate dei giornali. E favoloso era quando diceva: stoppe, granduttelo! Qui finisce via Pietro Ranieri e torniamo in via Tavernelle. Queste sono le ultime 10 case storiche, esatto, qua sulla destra, esatto, sempre. Esatto. Vedete, sulla sinistra Bar Marco, che ovviamente tutti i palazzi nuovi. Marco, non lo vuoi il caffè? No, silenzio. Allora, siamo dentro al Bar Marco e ovviamente qua c'è il grande Valerio. Come stiamo? Saluta. Quanta gente? Ciao a tutti. Quanta gente ti avrà chiamato Marco a te? Vabbè, Marco, da 39 anni, diciamo una media di 15 persone al giorno, 6 giorni alla settimana.
c'è diversi milioni ormai, dai, più o meno. Fa. Oh, Bar Marco nominato durante la puntata una marea di volte, cioè ormai sì. È diventato... Ho visto su YouTube i suoi video, l'ho visto tutti. E tra l'altro Fiolo di Olga del Tommassone. Olga del Tommassone, nato del storico. Storica. E se parlavamo dei nipoti? Di chi sei? Te. Io. È una grande amica di mamma. E salutiamo pure nonna Teresina. Ciao Valerio, grazie. Ciao ragazzi. Olga del Tommassù, Pietra Migliara, Tavernelle. Quella volta c'era Aldo il barbiere. Questa barberia c'è una particolarità. La domenica mattina, perché quella volta le barberie erano aperte la domenica mattina, poi erano chiuse il lunedì, diventava il salotto delle Tavernelle, un po' il Maurizio Costanzo Show. Si radunava tutti questi che ci avevano voglia di discorre, i fantomatici sciappi delle Tavernelle, e se parlava di politica. Se parlava di sport soprattutto, le cagnare tra tifosi della squadra e quella dell'altra, e insomma quasi tutte le domeniche mattina ci scappava una scagnarata, perché tanto quando si parla di argomenti così c'è chi la pensa tutti i modi che tra, però te vedevi sempre Aldo che faceva così con le forbici, ma in terra domenica mattina riusciva forse a fare una barba o un taglio dei capelli, ma uno, perché il resto lui passava a chiacchierare alle ragioni di quello, di quell'altro, e la faceva da conduttore. Quindi praticamente finiva qui, poi laggiù c'erano le fioraie, c'era Maria, Velia, Elide, Anna Lucchetti, c'è tutta l'industria che faticava col cimitero, e c'era pure il marmista che era Cesaretti. Questo invece è vintage, perché questo serviva per pulire così le scarpe, uno e due, quando qui c'era tutta Malta. Qui siamo all'inizio di via Brece Bianche, praticamente la Babilonia, detta la Babilonia dei Tavernellari. Qui sono sorte le prime attività che hanno dato vita alle Tavernelle, cioè i marmisti, i scarpellini, perché i marmisti sarebbe un'altra cosa. Questi sono quelli che praticamente fanno le lapidi per il cimitero, costruiscono i vari monumenti funebri, mentre i marmisti veri e propri, cioè quelli che lavorano il marmo da grezzo, lo fanno diventare, lo trasformano in lastre, eccetera, erano qua. Zona Bar Marco, diciamo. Davanti, proprio dove c'è adesso il Bar Marco. C'era un capannone dove giorno e notte lavoravano delle seghe alternative che con l'aiuto di acqua e sabbia, con delle funi d'acciaio, tagliavano dei blocchi enormi di marmo che arrivavano qui periodicamente su dei camion, e tagliavano questi blocchi e li trasformavano tutti in lastre che poi venivano prese da questi scarpellini qui e lavorate a mazza e scarpello, piano piano, incidere tutte le iscrizioni, eccetera, eccetera. Allora, abbiamo gentilissimamente l'accesso da Roberta, che ci fa vedere proprio com'era. Allora, aspetta, questo guarda. Questa è la via del fianco con nonno Galeazzi Emilio, e questo prima c'era tutti i blocchi di marmo con le gru. Questa è una foto storica. Ecco, quello me lo ricordo. Guarda, di questa qui che è dei parenti lo stesso, con le prime cose delle pensioni. Questi Gianni. Quello è Gianni, sì. Sì. E questo è papà Alberto, questo mamma, proprio con i blocchi di marmo. Qui perché tutti i Tavernellari dopo. Vabbè, Carrara, questi sono i figli, perché tutte le... Questi non è Tavernellari, questi sono quelli che hanno costruito le Tavernellari. Sì. Che hanno fondato le Tavernellari. E qui noi abbiamo i pantografi per fare queste lavorazioni così, no? Qua dietro c'era il laboratorio dove ci mettevamo i fiori di Gabriella, che quando c'era la festa, c'erano tutti questi fiori, questi crisantemi, si prendeva quei cestoni grossi, quelle vasche grosse, e si riempiva qua dietro, che qui c'è la grotta, che io adesso ci vernicio, no? Hai capito. Faccio, e questa era la grotta dove... Un mondo qua dietro si apre! Io adesso ho tutti gli aspiratori con le robe che faccio. Io, no? Però qui c'era proprio la grotta dove si mettevano tutti questi vasconi con questi fiori, perché stava freschi, iniziava a prendere 20 giorni, un mese prima, tutti questi fiori. Poi qui c'era il passaggio e lì c'era il negozio di Gabriella, capito? Avevo rifatto qualche trave sul tetto, ma è tutto come una volta, vedi? E qui c'era proprio tutti i cosi infilzati per i cavalli. Tanto, allora, se il cimitero è morito nel 1860-61, vuol dire che queste case qui le ha costruite subito dopo per fare per queste faccende. 1861 è stato edificato il cimitero. Ciao! Roberta, grazie mille! Ciao, grazie, lavoro. Ciao! Quindi qui si dice che no, la vita è come l'1/4 che nasce dal Zalesi e arriva a Tavernelle, e quindi chiudiamo la puntata qui pure noi a Tavernelle al cimitero. Certo.
Allora, dopo il marmista, adesso facciamo l'intervista ovviamente al fioraio, così ci abbiamo tutto. Il grande Roberto De Buontempi. Eri. Eccoci qua, saluta. Ciao. Così completiamo. Si chiude un cerchio. Sì, famo tutta una... Giusto. Ecco, intervistiamo. Sapeva di più mamma, puretta. Io molto di meno, però... Per chi non lo sapesse, Roberto Fio De Veria, la storica sindaca di Tavernelle, no? Intanto il diploma conferito da Valeria Mancinelli. Conferito da Valeria Mancinelli. Quindi è ufficiale, che ufficiale. Era la sindaca. A furor di popolo eletta con editto bulgaro, detto, però non c'è nessuno che ha votato contro. Per carità, per carità. Valeria era l'istituzione delle Tavernelle che ci mancherà tantissimo. È finita l'epoca della gente che sta fuori... De casa, poggiata così, di aspetta ci vedo poco, chi sai? Chi sai? Chi sai? Cambiamoci del posto, sì, perché io sono più lungo. Bravo, ma a scala. Anche a livello, cromatico ci siamo. Miseria, è importante. Per concludere la puntata... Perché salutiamo qui? Salutiamo qui, perché c'è comunque Roberto, il figlio di Velia, e... E poi tutta la vita, diciamo, che prima o poi a Tavernelle ci si arriva a tutti, comunque, no? Comunque ci si viene, da... come l'1-4. È come l'1-4. Qui a Tavernelle comunque ci dovevamo morire a tutti. Ricordiamo Velia. Ricordo Velia anche perché lei è stata... È il simbolo di Tavernelle, è dai. Simbolo... Non potremmo... Tavernelle vintage è Velia. È Velia. E lei si è mascherata con noi nei 10 anni che la circoscrizione organizzava il carnevale. E lei era la nostra prima donna, quindi... Io proponevamo le maschere e lei diceva sempre di sì. E ce l'abbiamo qualche foto. E ci abbiamo tante foto che quindi le metteremo. Perfetto. Quindi salutiamo qui. Salutiamo. Alla prossima. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.